Ci sono discorsi che impressionano per i contenuti, altri per il colore delle espressioni adoperate dagli oratori, altri ancora per le invettive pronunciate. Ci sono ragionamenti che vengono aperti e lasciati lì, mentre altri risultano esclusivamente chiusi. E poi ci sono le lezioni, discorsi che racchiudono in una sola esecuzione un insegnamento prezioso, un lascito che servirà agli uditori. In poche parole, ci sono appuntamenti come quello che si è svolto lo scorso 2 dicembre presso il dopolavoro ferroviario di Paola. Organizzato dalla sinistra extraconsiliare cittadina, vertente l'esperienza di Stanislao Focarelli, l'incontro di domenica ha consentito di conoscere l'ultimo ad essere sceso dalla torre di una lotta che insieme ai suoi colleghi ha combattuto per dare un senso alla parola lavoro. Moderato da Chiara Mercuri, l'incontro ha vissuto momenti di grande intensità negli interventi dell'avvocato Edoardo Stefano, il quale ha chiarito la situazione venutasi a creare nel tempo e con le varie riforme nel mondo del lavoro, attualmente governato dalla legge Fornero, vero e proprio contratto flat, che consente al datore di lavoro di calcolare anzitempo i rischi di licenziamenti prima evitabili ed oggi praticamente possibili in ogni condizione. Dell'ex candidato a sindaco, Alessandro Pagliaro, che ha enfatizzato il bisogno di costruire un fronte comune e compatto dinanzi all'aggressività con la quale i detentori dei mezzi di produzione trattano il personale dipendente di imprese che poco hanno a che vedere con lo sviluppo della nazione e molto con quello del profitto ad ogni costo. Anche il sindaco di Paola, Basilio Ferrari, ha inteso prendere parte all'iniziativa, con un intervento rapido e non preventivato, ha salutato i convenuti ed il concittadino Focarelli, omaggiandolo del gonfalone della città e plaudendo alla riuscita della sua iniziativa. L'intervento conclusivo è quindi toccato a Stanislao Focarelli, che ha evidenziato la necessità di combattere per i propri diritti anche quando questi vengono palesemente calpestati da coloro i quali dovrebbero esserne i garanti. Personalità, corporazioni, sindacati ed istituzioni colpevolmente assenti all'incontro. Focarelli con la sua presenza ha dimostrato che la luce in fondo al tunnel non è una chimera, che è possibile credere nell'esistenza di un futuro diverso, migliore, dove i lavoratori possono arrivare a vincere un premio che è stato esclusivo appannaggio di cavalieri ed alti prelati, quell'ambrogino d'oro che Stanislao avrà in mano il prossimo 8 dicembre e che racchiude in sé il senso di una vittoria che nessuno stipendio potrà mai comprare, la dignità ed il riconoscimento della propria esistenza. Ma simbolicamente essere qui stamattina e dare un attestato a un atto di coraggio civile che finalmente contraddistingue in positivo la nostra città, senza dimenticare che è una sconfitta dello Stato, una sconfitta di tutta la comunità nazionale legata alla tragedia del lavoro che non lascia intravedere degli sbocchi positivi, però questi atti simbolici che purtroppo ormai sono diventati una normalità e quindi non sono più dei simboli da prendere singolarmente, sono quasi più le persone sui tetti in Italia che le persone che lavorano, sui tetti che hanno perso il lavoro, è diventata una questione oggettiva, sulla quale purtroppo però tanto lo Stato, il governo, tanto le contingenze, tanto le situazioni oggettive non lasciano intravedere nulla di buono. Oggi qua siamo a dare, io sono venuto da fuori, sono un paolano che vive fuori, sono venuto volontariamente per dare un attestato di riconoscenza a un giovane che ha fatto un atto di coraggio non solo per lui ma per l'intero mondo del lavoro, che è stato vincente perché ha sortito in noi delle emozioni di indignazione che forse erano sottosopite e che deve essere non più un atto solitario di attestato di riconoscenza, ma da tutta la città deve essere un punto d'orgoglio che però deve diventare, rientrare in una normalità che dovrebbe vedere l'occupazione come un qualcosa di, tra virgolette, normale, costituzionalmente sancito, quindi un diritto, che però in Italia viene ormai considerato quasi un privilegio. Quindi un atto di riconoscenza a Stanislao, alla sua purezza d'animo, alla sua grande slancio, alla sua tenacia, e che Paola si riscatti attraverso questi esempi positivi che sono quelli che devono dare onore alla città. Quindi stamattina l'intera città, anche se non è qui, però emotivamente deve essere partecipe di quest'atto di, appunto, di riconoscimento verso Stanislao,
e che Stanislao trova anche lui una sua normalità su cui ha diritto, se l'ha meritata e che tutti quanti gli auguriamo di cuore. Stanislao Focarelli, 140 giorni sulla torre, 4 mesi e mezzo praticamente agli elementi. La battaglia non ha avuto nessun colore, ma forse perché ne avete subite di tutti i colori. Assolutamente sì, purtroppo ti ripeto, non abbiamo dato colore politico perché comunque una battaglia che riguarda il lavoro e soprattutto il diritto alla mobilità dei cittadini non debba avere colore politico, perché comunque abbiamo a che fare con la violazione dell'articolo 16 della Costituzione, che appunto sancisce il diritto alla mobilità dei cittadini, e soprattutto con un discorso occupazionale che riguarda 800 lavoratori sul territorio nazionale. Quindi non abbiamo dato assolutamente colore politico perché è giusto così, anche per evitare anche strumentalizzazioni, perché comunque qualcuno ci potrebbe marciare sopra. Purtroppo ti ripeto, la lotta civile ha avuto il suo frutto, perché comunque il 10 giugno la quasi totalità dei treni sono tornati su Milano e quindi sono tornati a collegare il nord e il sud del paese, quindi verso la Puglia, verso la Calabria, la Campania e la Sicilia. Quindi noi siamo fieri del risultato ottenuto per la battaglia. Purtroppo ci rimane l'amaro in bocca perché chi ci ha messo la faccia, le ultime 11 persone che ci hanno messo la faccia, hanno purtroppo sono rimaste fuori da un discorso lavorativo che ancora rimane comunque in sospeso, perché non è detta appunto l'ultima parola. Aspettiamo anche questo 7 dicembre il discorso del ritiro dell'Ambrogino d'Oro al Teatro di Milano, al Teatro Alverme di Milano, dove comunque andremo da disoccupati e qualcuno dovrà spiegarci questa incongruenza che si è creata all'interno di questa vertenza lavorativa. Questo riconoscimento va veramente a chi ha buttato il sangue in questo anno per questa vertenza, perché devo dire che abbiamo passato veramente momenti duri, io come gli altri compagni al binario 21, quindi Crepi, Lupo, speriamo che tutto vada bene, soprattutto per gli ultimi rimasti, perché ormai avendo finito tutto abbiamo perso il lavoro ma anche il sussidio di disoccupazione che durava 8 mesi, quindi sono 3 mesi che siamo anche senza nessuna forma di ammortizzatore sociale, quindi speriamo bene e grazie. Alessandro Pagliaro, un incontro illuminante sotto tutti gli aspetti, un mondo del lavoro molto frammentato, il concetto chiave è l'unione fa la forza. Cambia Paola oggi è riuscita a unificare? Sì, è riuscita a unificare perché soprattutto per la presenza e la grande dignità che ci ha dimostrato Stanislao Focarelli. Perché è venuto qui, ci ha dato una lezione di coerenza soprattutto. Non dimentichiamoci che Stanislao Focarelli è stato quello che è stato più di tutti sulla torre, ha lottato per i suoi compagni, per tutti gli altri 700 e passa persone, lui e altri 11 però sono rimasti discriminati. Oggi Stanislao, per la sua battaglia di coerenza, per il suo coraggio, rimane fuori e non ha un posto di lavoro. Noi in campagna elettorale abbiamo proiettato un filmato in cui io ho aperto la campagna elettorale da candidato a sindaco con Stanislao Focarelli e l'augurio che ci facevamo entrambi era quello che io venessi eletto sindaco e che lui potesse scendere al più presto con un posto di lavoro. Non ci siamo riusciti, né io e né lui, però io dico è meglio essere un perdente dalla parte giusta che non un vincitore dalla parte sbagliata, e questo la dice anche lunga sul grande riconoscimento che la città di Milano ha mostrato nei confronti di Stanislao e dei suoi compagni di lotta. Lui il 7 dicembre ritirerà l'Ambrogino d'Oro. Da Paola purtroppo non è venuta tale riconoscimento e quindi questo ci rammarica un po'. Questo da parte delle istituzioni, perché la gente, gli amici, tutti i compagni del nostro movimento lo hanno sostenuto, continueremo a sostenerlo come abbiamo sempre fatto, per il lavoro, per la democrazia, per la salvaguardia dei diritti civili, contro la mafia qui a Paola. Appunto, a proposito di istituzioni e di riconoscimenti, il sindaco Ferrari oggi è venuto e ha consegnato un confalone a Stanislao, però purtroppo poi è andato via subito. Che tipo di interpretazione possiamo dare a questo gesto? Ma credo che sia già tanto quello che ha fatto, forse è un risarcimento per il silenzio che c'è stato
durante tutti questi mesi da parte delle istituzioni locali. Io mi auguro che anche la città di Paola, anche questa amministrazione, anche questo sindaco possano prendere in mano la battaglia di Stanislao e portarla avanti, farla loro, farla da parte di tutta la città. Io non gli ho consegnato un gagliardetto, io gli consegno a Stanislao l'abbraccio e un bacio collettivo di tutta la città per il suo coraggio, per la sua dignità. Edoardo Stefano, uno dei relatori di questo incontro, convegno, dibattito, perché si è anche potuto dibattere, ha descritto un mondo del lavoro nel quale la tutela del lavoratore è praticamente divenuta inesistente, però ha dato anche la ricetta che l'unione fa la forza. Secondo lei ci sono le condizioni affinché le persone capiscano il grado di urgenza nel quale versiamo? Questa è una gran bella domanda, è una domanda a cui non sono sicuro di poter dare una risposta. Posso dire qual è la mia speranza, il mio augurio? Io mi auguro decisamente di sì, perché credo che più diventa esiziale l'attacco ai diritti fondamentali, più ritengo le persone prenderanno coscienza che la loro situazione è nettamente peggiorata negli ultimi 15-20 anni. Quindi dovranno, per non soccombere, trovare la forza per ribellarsi a una situazione del genere. Sono state fatte delle lotte politiche, sindacali, per avere, guadagnarsi determinate garanzie, la garanzia della pensione, la garanzia contro licenziamenti illegittimi, contro il potere incondizionato del datore di lavoro. Non posso pensare che tutti siano disposti a cederle senza colpo ferire, non posso pensarlo, e sono quasi sicuro che riusciremo a bloccare questa avanzata.